Ed eccoci qua, cari amici. Andiamo avanti con le ultime riprese al mio cimitero. Vediamo di filmare nuovi punti che non avevo mai filmato. Cari amici, guardate. Abbiamo visto il muso di una Giulia. Vediamo questo furgone Volkswagen, un LT28. Cari amici, guardate, andiamo molto veloce. Di sopra ci sta una 127. Cari amici, guardate il furgone. Andiamo a vedere questo furgone cosa pubblicizzava. Insomma, una rivendita della Philips. Guardate, cari amici, pezzi di storia che se ne vanno. Guardate questo furgone allo sfascio totale. Andiamo un po' veloce qua, cari amici. Guardate, qua sotto c'è una Mercedes che comunque io ho già fatto vedere, ma voglio farvi vedere ancora, che è sempre meglio che lasciare sul terreno di battaglia. Guardate, cari amici, qua una 1. Cari amici, guardate, voglio dedicare a tutti gli amici di Auto Abbandonate questo filmato. Ancora una volta, guardate, cari amici, il dietro di questo furgone. Guardate, immagini ancora una volta spettacolari. Stavolta non dico inedite perché probabilmente questo cimitero lo conoscete adesso, eh? Voglio farvi vedere ancora qualche immagine, insomma, che magari mi è sfuggita, eh? Guardate, cari amici, qua siamo sotto le auto, eh? Guardate, cari amici, guardate. Vediamo se in questi giorni le fanno uscire, così le fotografiamo meglio anche. Guardate qua la mitica 128. Voglio dedicare questa 128 al mio amico leggendario Renato. Guarda qua, Renato, la tua 128 che sta riposando, agonizzante. Guarda bene. Adesso facciamo questo filmato. Passiamo tra la 128, guardate qua. Immagini inedite questa volta, perché non ero passato in questa zona. Guardate, cari amici. Guardate. Siamo qua tra questa Jeep e questa 128, qua allo stretto. Guardate, sto camminando tra le auto. Guardate, cari amici. Immagini ancora una volta interessanti di un cimitero che ha fatto la leggenda. La leggenda di Roncafort. Guardate qua la Giulia che io ho già fatto vedere. E guardiamo, ci abbassiamo molto bene. Guardate qua la 128, fantastica. Guardate questa 127. Ci abbassiamo, cari amici. Nulla deve essere perso. Guardate, cari amici, fantastica prospettiva di questa 128-127 con l'Alfa Giulia. Voglio ricordare qua l'amico Alessio di Pisa, un amante delle Alfa, con Francesco di Napoli, anche lui amante delle Alfa, e a tutti gli amanti delle Alfa. Guardate, cari amici, l'interno della Giulia, vediamo un po'. Guardate, il volante sarebbe anche interessante smontarlo, eh? Non sarebbe male. Guardate, cari amici, qua spettacolare questa GTV. Guardate, mangiata dal tempo, davvero un peccato. Queste auto che hanno fatto la leggenda del nostro panorama italiano, lasciate qua a marcire, si potevano salvare, cari amici. Guardate, immagini spettacolari, artistiche, profumo di ruggine c'è. Cari amici, guardate, cari amici, qua stanno passando anche dei camion. Ma qua il vostro Marvin vi sta ancora una volta documentando.